se non quelle dirette e quelle soltanto afferenti all'attività faccio un esempio, a livello fiscale chi è un ente generico ha i costi della sua attività, articolo 5 di sociale che va a fare senza scopo di lucro, agli introiti relativi a quell'attività. Allora, fino a che le due cifre sono allo stesso pari, si eguagliano, l'attività, tutta quell'attività di introito sarà defiscalizzata. Il di più, il delta positivo delle entrate, sarà invece soggetto a tassazione. È per questo che cambia il concetto di commerciale, istituzionale, non commerciale, commerciale. Questo a partire da col terzo settore. A partire da clienti del terzo settore. Poi c'è imputabili, quindi sono, non si sa bene che fine fa. Cioè, no, allora, è il concetto negli enti del terzo settore, cioè, che cambia. Per la struttura, non si sa, è quello che si aspetta che quello venga. Chiaramente noi oggi, se vogliamo, è quello che ci interessa a noi in genere, la gran parte di, non soltanto noi come enti, comitati VISP, ma anche le nostre affiliate, ce ne sono tante che sono anche iscritte ai registri di Goldil, di APS, di promozione sociale. Un registro dove mi ci scrive nome e cognome mi deve assicurare e mi può erogare solo rimborsi spese a piedi lista documentati superi 10 euro al giorno, massimo 150 al mese, per quelle spese che sono di difficile documentazione, però deve essere chiaramente deliberato dall'ente in un'assemblea di soci. Quindi non si parla di rimborso spese forfettario, eh? Quindi non mal si colloca la figura del volontario con chi percepisce un compenso sportivo non è un volontario. Quindi chiaramente in questo, per questo diventa difficile anche verificarli, soprattutto per le associazioni di piccole dimensioni che danno parecchi concorsi sportivi, che fanno parecchio sport all'interno di un'associazione di promozione sociale. In passato devo chiederlo nuovamente? Se sì, non posso provare di averlo acquisito. Le finalità del trattamento sono cambiate rispetto a quello originariamente chiesto. Cioè, bisogna verificare che il motivo per il quale, e qui nel sito trova un facsimile di trattamento dei dati di acquisizione al consenso da fornire ai propri soci, le finalità, cioè chiaro, le finalità sono quelle associative, ma se domani mi cambia le finalità, perché lei invece di un'associazione mi diventa anche fa attività commerciale, e quindi mi interessa veicolare determinati dati, lei non li può veicolare dei suoi soci a quel fine lì se non rifà un'autorizzazione specifica. Lo so, non è semplicissimo, però non è nemmeno difficile. Secondo me nelle piccole realtà, se fate attenzione un pochino a quelle che sono le istruzioni che noi diamo sul sito e poi anche a queste slide, forse riuscite anche a mettervi in regola, anche perché trattandosi soltanto di trattamento di dati dei singoli, ci sono alcune tipologie di consensi che non importa averli scritti, quelli dei soci sì, ma per esempio io ho a che fare con dei clienti o con dei soci clienti tra virgolette, l'importante è che io posso anche dargli un'informativa verbale